Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo delle edizioni limitate di GTA 5. Ebbene sì, ieri, immagino ieri perché caricherò questo video il giorno dopo rispetto a quando lo sto registrando, sono state annunciate tre edizioni di questo gioco. Partiamo subito dalla meno importante a quella più importante. La prima è l'edizione standard, quindi non è una vera e propria edizione. La standard edition, special edition e collector's edition. Aspettate, c'ho il mio solito iPad che mi aiuta. No, Collector's Edition, pensavo qualcosa a un nome più particolare, invece no. Allora, partiamo dalla Standard Edition. Questa non dovrebbe contenere, almeno per quante informazioni abbiamo adesso, qualcosa di particolare, un codice, non dovrebbe avere niente, ovviamente il gioco è contenuto almeno quello, niente di particolare. Mentre invece, nel caso in cui almeno la si prenoti, abbiamo l'Atomic Blimp. Vi metterò ovviamente delle immagini che dovrebbe essere un dirigibile, un metodo, un mezzo per spostarsi all'interno della mappa di gioco. Prezzo, immagino, cioè il prezzo standard di ogni edizione, diciamo, normale. Quindi immagino sui 60-65 euro, ovviamente parlo in Italia. Poi abbiamo le altre due edizioni più importanti e che sono più ricche di contenuti. Allora, abbiamo la Special Edition, anche questa prenotandola come anche la Collector's Edition di cui parleremo dopo, otterremo appunto l'Atomic Blimp, ovvero questo dirigibile. Allora, stavo dicendo, per quanto riguarda la Special Edition, abbiamo ovviamente la copia del gioco, perché altrimenti, cioè, ragazzi, sarebbe inutile acquistarla. Poi abbiamo la steelbook da collezione con delle immagini esclusive, quindi il solito steelbook come, diciamo, per tutti i giochi che hanno appunto delle steelbook. Poi abbiamo la mappa, qui mi dice un'esclusiva mappa da 55x68 cm, in cui vi mostra tutta Los Santos, tutta la mappa e anche la Blaine County, non so cosa sia una contea particolare, non ho idea. E a quanto pare ci sono anche segnati degli indizi segreti, tipo come raggiungere dei luoghi in cui sono contenuti, non so, in cui ci sono ad esempio una gran quantità di denaro e cose del genere, penso anche collezionabili, non ho idea, in futuro avremo più informazioni al riguardo. Poi abbiamo potenziamento, abilità speciali, quindi qui mi dice Michael, Franklin e Trevor possiedono abilità speciali uniche, ovvero quali sarebbero? Le loro abilità speciali si rigenereranno più rapidamente del 25%, quindi qualcosa che ci aiuterà durante il gioco, ma niente di particolare. Poi sfida con aerei acrobatici, infatti in questo gioco sarà possibile tramite gli aerei fare delle gare acrobatiche nella modalità sempre giocatore singolo, e quindi penso solo avendo questa edizione sarà possibile accedere a queste sfide. Poi abbiamo sconti nei negozi, vestiti bonus e tatuaggi, quindi questi sono bonus da un punto di vista della personalizzazione del personaggio stesso. Quindi vabbè, semplicemente avremo ulteriori tatuaggi e quindi potremo risparmiare un po' di denaro. E poi vabbè, delle armi aggiuntive con cui far fuori migliaia di qualunque, cioè persone di qualunque genere, sia nemici che non, perché sapete in GTA come funziona. Poi passiamo, e questo dovrebbe avere, vediamo un po', allora il prezzo negli USA è di 79,99 dollari, quindi vabbè, 80 dollari, che in Italia dovrebbe essere, ragazzi, non saprei, immagino sui 70, però vabbè, da vedere con le tasse, non saprei, però immagino sui 70 80 euro, vabbè, i prezzi italiani non li conosciamo ancora. Poi abbiamo la Collector's Edition, questa ovviamente ha tutti i contenuti della Special Edition, ma presenta anche ulteriori contenuti, anche da un punto di vista fisico. Infatti abbiamo la borsa di sicurezza, addirittura con la chiave che presenta il logo di GTA 5, e qui mi dice ispirata dagli epici colpi di Grand Theft Auto 5, questa borsa di sicurezza di 27x22 cm in cui conservare, vabbè, i propri oggetti importanti, è qualcosa di simpatico, però vabbè, bisogna vedere sempre il rapporto qualità-prezzo, cioè ciò che appunto ci offre questa collector con il prezzo. Poi abbiamo il berretto Grand Theft Auto 5 New Era, e vabbè, questo berretto che mi dice qui, vabbè, è il logo esclusivo della Rockstar sul lato sinistro, mentre invece quello di GTA 5 sul lato opposto. Poi abbiamo dei personaggi speciali per appunto GTA Grand Theft Auto Online. Infatti qui mi dice personaggi esclusivi, vabbè, di GTA 4, quindi forse c'è il ritorno di Nico,
da utilizzare nel sistema di creazione personaggio di Grand Theft Auto Online. Quindi probabilmente nell'online sarà possibile utilizzare i personaggi presenti appunto nel capitolo precedente GTA 4. E poi qui mi dice veicoli aggiuntivi e garage di proprietà. Quindi partiremo già con un garage in cui sarà possibile già portare delle proprie auto. E le auto, vediamo un po', già contenuti in questo garage a quanto pare saranno, vediamo un po', una moto sportiva Carbon RS, poi vabbè non mi porta, aspettate, invece sarà la Chameleon a quanto pare. Vabbè, qui in realtà non ci sono poi scritte tantissime informazioni dettagliate. Comunque ragazzi, il prezzo di questa edizione a quanto pare negli USA è di $150, quindi in Italia dovrebbe essere... ho usato prima il convertitore, dovrebbe essere 116 euro circa, però immagino, vabbè, con le tasse sarà sui 120-125 euro. Ragazzi, io penso che prenderò questa, però non ne sono sicuro, perché comunque ragazzi pensate che in quel periodo ci saranno tantissimi altri giochi, tantissime altre edizioni particolari appunto di questi altri giochi che usciranno, quindi vedrò un pochettino le mie cose, comincerò a risparmiare già diciamo da adesso per riuscire ad acquistare poi sull'iPad, perché ho concluso diciamo la mia spiegazione dettagliata. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di queste edizioni, se magari avreste voluto qualche contenuto in particolare, qualcosa di diverso, se vi aspettavate appunto qualcosa di diverso. Fatemi sapere nei commenti se acquisterete il gioco e soprattutto quale di queste edizioni acquisterete, se ne vale la pena secondo voi spendere ad esempio, che ne so, 120 euro per questa Collectors. Quindi ragazzi, questo video veloce si, appunto, si conclude, spero che queste informazioni vi siano state appunto utili, quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, nel caso appunto in cui vi siete divertiti, anche se comunque è stato un video piuttosto veloce e serio, ricordate di mettere un mi piace, di lasciare appunto un commento come vi ho chiesto prima e di iscrivervi al canale se non lo siete già. Quindi ragazzi, io vi ringrazio e alla prossima, ciao!